Uniti contro la violenza. A Rivoli, alle porte di Torino, in occasione dell'8 marzo, un appuntamento dedicato al contrasto della violenza di genere. Una 2 giorni legata innanzitutto al dialogo. Sì, noi abbiamo salutato con molto favore e abbiamo anche patrocinato questa iniziativa perché va nella direzione dell'autodifesa e quindi della possibilità di diminuire questa percezione che c'è di grande insicurezza che riguarda non solo la nostra città ma il nostro paese. Quindi un'iniziativa lodevole che capita nel giorno della festa della donna, quindi ci focalizza maggiormente sul tema della violenza di genere, ma poi sappiamo che la percezione dell'insicurezza che c'è nel nostro paese interessa vari strati, vari segmenti della popolazione. Siamo molto contenti di aver ospitato questo convegno che sicuramente con tutte le attività connesse ha portato un contributo a far diminuire questa percezione di insicurezza che c'è nelle nostre comunità, mettendo i cittadini e le cittadine nella condizione di essere più sicuri proprio perché maggiormente in grado di contrastare personalmente le forme di violenza. In che modo il dialogo può aiutare a contrastare la violenza di genere? Ma il dialogo può avvenire in diverse forme, intanto bisogna partire dalle famiglie. No, la violenza di genere è soprattutto un fenomeno, non sono un sociologo, ma mi pare di poter dire che la violenza di genere attiene soprattutto a un fatto culturale, no? Al senso di proprietà atavico che gli uomini hanno sulle donne, nonostante si sia ormai all'alba, siamo nel 2020. Quindi è soprattutto un fenomeno culturale che dobbiamo cominciare a contrastare nelle famiglie, no? Naturalmente la scuola ha un importante ruolo e quindi il dialogo deve avvenire tra tutte queste componenti e poi anche attraverso le amministrazioni che come in questo caso si sono messe a disposizione, no? Per favorire appunto un approccio alla sicurezza più consapevole. Un appuntamento che è anche un dialogo tra i comuni, partecipa anche il comune di Alpignano, è un'occasione legata alla sensibilizzazione verso un argomento purtroppo frequente. Sì, un argomento purtroppo all'ordine del giorno, un argomento su cui tutti i comuni e noi della cintura di zona ovest cerchiamo di portare avanti tutta l'attività in modo coordinato, ecco, siamo sensibilizzati, quindi interveniamo tutti i comuni in questa attività. L'attività quest'oggi contro la violenza. Violenza di genere, violenza contro i minori, si parla di bullismo, cyberbullismo, un'attività che ci vede presenti tutti i giorni perché purtroppo eventi di questo genere succedono tutti i giorni. È importante la presenza dei comuni, della pubblica amministrazione, dello Stato, laddove è importante determinare delle funzioni tali per cui questa piaga, questa difficoltà possa essere contrastata. Con la presenza dello Stato, anche attraverso le pubbliche amministrazioni, è importante. Io tendenzialmente a livello politico sono un liberista, quindi porto avanti un discorso di meno Stato e più cittadino. Questo è importante, però ha un limite che è il limite della responsabilità personale, responsabilità umana. Laddove manca la responsabilità è importante che lo Stato e la pubblica amministrazione intervenga. Il contrasto a queste forme di violenza è importante che lo Stato faccia sentire la propria parte con le leggi e con il rispetto delle leggi. Da primo cittadino, qual è secondo lei il pensiero dei cittadini che sono comunque interessati da questa sensibilizzazione? Tutti quanti i cittadini purtroppo si trovano coinvolti in queste situazioni perché se inizialmente e in passato le forme di violenza erano limitate a certi ambiti, oggi anche con l'avvento delle nuove tecnologie purtroppo la violenza si traduce anche in termini molto più frequenti e molto più vasti anche attraverso i social network, quindi anche una violenza verbale, gli insulti, il vilipendio nei confronti di cariche dello Stato, di sindaci, di consiglieri, di assessori, e che è un'attività che purtroppo coinvolge molte più persone e noi ci troviamo dover contrastare questa attività, cerchiamo di farlo con la sensibilizzazione
Sicuramente uno degli aspetti più importanti è l'aspetto culturale, quindi non solo imporre le leggi e farle rispettare, ma anche fare una formazione a livello culturale, anche partendo dalle fasce più basse, quindi dalle fasce più piccole, e quindi formazione nelle scuole. Noi come comuni, ma lo abbiamo fatto come comuni anche nei comuni limitrofi, stiamo facendo una buona campagna di sensibilizzazione nelle scuole contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono prime forme, ahimè, purtroppo, di violenza che tendenzialmente, se non contrastate attraverso una forma educativa, quindi non di repressione, ma attraverso una forma educativa, poi possono in un futuro sfociare in altre forme di violenza. Quindi questo è il nostro impegno che stiamo prendendo e stiamo portando avanti. Anche il sindaco di Collegno partecipa a questo appuntamento. Qual è il coinvolgimento in questo tipo di dialogo? Un appuntamento direi molto importante. La sicurezza sul territorio è percepita dai cittadini in maniera evidente. Noi sappiamo e abbiamo sentito anche questa mattina che tutti i reati sono in calo, e quindi bisogna dare anche, diciamo così, alla cittadinanza la giusta informazione. Certamente ci sono i problemi che vanno affrontati con grande serietà, e io penso che il coordinamento delle forze dell'ordine e delle forze di polizia locali sia una di quelle azioni più intense e più sensate, ecco, per far sì che i nostri territori siano più sicuri e anche percepiti come più sicuri. Ecco, devo dire che sui territori, anche attraverso la collaborazione tra città, abbiamo per esempio intensificato le videosorveglianze, abbiamo anche sul nostro territorio, fra poco avremo tutti gli accessi alle nostre città controllati, ecco, e devo dire che anche sotto il profilo, come dire, delle indagini, questi sono strumenti contemporanei che offrono alle nostre forze di polizia e forze sul territorio la capacità di leggere un po' tutti i movimenti che accadono nelle nostre città. In che maniera un territorio si può definire sicuro? Il territorio sicuro, secondo me, è un territorio che ha sia una sicurezza legata, come dire, ai reati, quindi controllati, assolutamente sotto controllo, e noi sappiamo che il nostro territorio sotto questo profilo è un territorio sicuro, definibile sicuro, ma poi c'è anche quella che invece è la cura urbana, cioè un territorio che ha delle attenzioni. Noi per esempio abbiamo fatto dei percorsi illuminati nei parchi per permettere anche alla sera, per esempio, alle donne o a chiunque, come dire, di viaggiare in sicurezza, oppure i giardini con le siepi tagliate, perché si dà più visibilità quando uno passeggia in città, e tutta una serie di altre attenzioni che fanno sì che per esempio un incrocio con i nasi, cioè con quelle aperture di marciapiede, che fa sì che le auto debbano andare più piano e il pedone abbia un minor pezzo di strada da fare. Ecco, la sicurezza e la cura urbana sono quegli elementi per delle città vivibili e sicure. In questo contesto si è parlato, come detto, anche di sicurezza, e anche di sicurezza a livello di territoriale, a livello turistico. Cosa significa? Ma innanzitutto significa dare la possibilità, l'opportunità a tutti di partecipare alle manifestazioni che noi normalmente facciamo nella città di Rivoli, che vanno dal villaggio di Babbo Natale alla festa della musica. Quest'anno abbiamo nel 2018 478.000 presenze, e questo comporta, a monte, prima dell'organizzazione, cercare di rendere sicuro il luogo, il territorio in cui le manifestazioni si svolgono. Quindi noi ci affianchiamo alle forze dell'ordine in prima battuta, ci affianchiamo alla polizia municipale e ci affianchiamo anche a delle figure specialistiche quando realizziamo i nostri piani di sicurezza, per far sì che bambini, famiglie, anziani, donne, uomini, quando vengono a Rivoli si sentono in qualche modo protetti e quindi possono partecipare tranquillamente alle nostre manifestazioni senza avere il patema di dire: se mi scappa il bambino cosa succede? No, i bambini vengono tranquillamente così custoditi da queste figure che sono i responsabili della sicurezza, che noi utilizziamo sempre più anche con degli interventi finanziari non indifferenti, perché ci sono delle manifestazioni che hanno un costo che quello della sicurezza supera quello della manifestazione stessa. Ma noi di questo siamo veramente orgogliosi e vogliamo continuare in questa direzione, perché solo attraverso la sicurezza, solo rendendo sicuri i nostri luoghi, le nostre piazze,
i nostri monumenti, le nostre manifestazioni, possiamo avere la certezza che i nostri luoghi possono essere sempre più visitati da tante persone, e questo è il nostro scopo principale fondamentalmente. Che ruolo gioca la prevenzione? La prevenzione gioca un ruolo molto importante, perché prima ancora di ideare una manifestazione devi cercare di trovare tutte quelle che possono essere le eventuali potenziali i rischi che si possono verificare all'interno della manifestazione, e quindi è un lavoro abbastanza improbo, perché evidentemente non ci sono delle cose che si possono prevedere, delle cose che non si possono prevedere, ma diciamo che nel prevedibile tutto quello che si può fare deve essere fatto. C'è la percezione del senso di sicurezza nei confronti del turista, nei confronti del cittadino? Beh, sicuramente sì, perché i dati, come venivano fuori dal convegno prima, sono tali che Rivoli si può definire sicuramente una città sicura. In questo appuntamento si è anche parlato di difesa personale, si è infatti svolto uno stage dedicato. Sì, il programma si concentra in tre fasi: una parte del convegno con i relatori, che tra l'altro sono tutti personaggi che si occupano di sicurezza, poi c'è stata una parte di aggiornamento delle forze addette alla sicurezza, quindi delle polizie municipali, delle forze di polizia, e una parte invece aperta al pubblico, dove è stato fatto, oltre che alla prevenzione degli atti violenti, tecniche base di difesa personale, proprio in estrema ratio, lì dove magari la prevenzione non ha sortito gli effetti desiderati. Cosa significa parlare di difesa personale oggi? Difesa personale è una tutela della persona, cioè avere perlomeno quelle nozioni che ci possono togliere, prevenire da un fattore di rischio, e nel caso intervenire lì dove la prevenzione non ha sortito effetto.